C'era una volta un bambino che si chiamava... Non si sa di preciso, eh? Forse Luigino, forse Agostino, ma questo non ha importanza per la nostra storia. Il suo soprannome si è tramandato nel tempo e dà il titolo alla novella. Buchettin de Fichi. Ora vi chiederete perché. Forse penserete che cogliesse figli per venderli al mercato. No. Era così goloso di fichi che appena vedeva una pianta di fico carico di questi frutti, era capace di mangiarseli tutti e di prendere delle belle indigestioni. Ma quelli che lo attraevano maggiormente erano i fichi dell'orto dell'arco. Eh sì, perché erano grossi e dolcissimi. Quest'orto, quello dell'orco, era circondato da un alto muro con un cancello pesante di ferro. Buchettino, però, era piccino e magrolino, per cui poteva passare a pertugio del cancello da una spaccatura del muro. Aveva due occhietti scuri che brillavano di furbizia. E la sua mamma era disperata, lo pregava di stare lontano da quell'orto e finiva sempre dicendo: "Tu vedrai, qualche volta l'orco riuscirà ad acciuffarti e ti farà fare una brutta fine." Un giorno, uscendo da scuola, Buchettino volle passare davanti all'orto dell'orco per controllare a che punto di maturazione fossero i fichi. Li vide bene, pendenti dai rami fra le foglie verdi luccicanti sotto raggi del sole. Alcuni erano anche spaccati da gran turgore. Mostravano una rossa polpa gocciolante di more zuccheroso. Buchettino aveva già l'acquolina in bocca. E nonostante le promesse fatte alla mamma, non poté resistere e decise di introdursi nell'orto dell'orco. Spostò una pietra del muro di cinta e con movimenti da contorsionista entrò nella zona proibita. Si guardò intorno, non vide nessuno, saltò veloce come un gatto sul fico e fece una scorpacciata di fichi. Poi sentì dei passi pesanti, si fermò con la bocca tutta piena ed impaurito si lasciò cadere dall'alto. E corse verso il buco del muro. L'uscita fu un po' più difficoltosa perché aveva la pancia piena, ma prima che l'orco entrasse nell'orto, Buchettino era già riuscito ad uscire, ma non a rimettere in modo perfetto la pietra al suo posto. L'orco si accorse subito che i fichi erano diminuiti e cominciò a sbraitare: "Ah! Con la birba di Buchettino è ritornato a rubare fichi! Ma sa acchiappo! Glieli do io fichi! Mascalzone!" Fece il giro dell'orto e si accorse della pietra smossa. Sorrise maligno, ma non la rimise a posto, eh no? Così Buchettino, se fosse ritornato, avrebbe pensato di non essere stato scoperto. Passarono alcuni giorni e il ragazzo non poté resistere. Ritornò a gironzolare nei pressi dell'orto dell'orco. Guardò la pietra, era ancora come l'aveva messa lui. Allora pensò: l'orco non se n'è accorto, quindi posso ancora usare quell'apertura. Sento un po' pensare. Poi la solita acquolina in bocca gli riempì la bocca e non poté resistere. Spostò la pietra ed entrò. Guardò intorno, via libera. Allora saltò sull'albero ed iniziò il suo banchetto, ma aveva appena addentato un fico. L'arco uscì dal pollaio dove si era nascosto e rabbioso aprostofò Buchettino. "Bene, bravo Buchettino! Ti aspettavo proprio, guarda, per mangiare fichi insieme!" Buchettino rimase con la bocca aperta e un fico in ogni mano, impaurito, ma già con il pensiero in funzione per escogitare un piano di fuga. E l'orco continuò con tono melioso: "Buchettino, dammi un fichino con il tuo manino, perché c'ho dolore dappertutto, non li posso cogliere." "No, no, orco, perché te macchiappi e poi mi mangi?
Oh no, Buettino, te lo prometto, dammi un fino con il tuo manino. Allora Buettino furbo disse: se tu vieni più vicino te lo darò. Intanto colse i fili più grossi e più mature e gridò all'orco: fatti più sotto, orco, se no non ci arrivo, ed apri la bocca. Allora l'orco andò proprio vicino al tronco, girò il viso verso l'alto e aprì la bocca. Buettino, svelto, lanciò un fico dietro l'altro, negli occhi dell'orco. Lui rimase al buio, con gli occhi impastricciati di tutta la polpa matura. E prima di riuscire a pulirseli, Buettino era già sceso dall'albero e se l'era filata dal solito pertugio. Arrivò a casa, però, che gli tremavano le gambe. E la notte ebbe la febbre e il mal di pancia. La mamma si immaginò che qualcosa del genere fosse successa e lo tenne diversi giorni a casa. Quando Buchettino uscì di nuovo, la mamma gli fece mille raccomandazioni e lui promise di comportarsi per bene. Ma le sue erano promesse di Pulcinella. Dopo pochi giorni si era già dimenticato la brutta avventura. Entrò di nuovo con facilità nell'orto dell'orco, guardò da ogni parte e sgattaiolò sul fico. I fichi rimasti erano molto alti e Buchettino si arrampicò sui rami più sottili. Era lì che assaporava i dolci frutti quando una voce terribile lo raggiunse. Ladro di fichi, ora tu vedrai! E così l'orco iniziò a scuotere l'albero con una forza incredibile e Buettino, che stava già in equilibrio precario, cadde come un sacco di cece a piedi dell'orco e a quel punto lo acciuffò per un braccio e per quanto il ragazzo si divincolasse lo infilò dentro un sacco. Poi, dopo aver fatto un bel nodo, si gettò il sacco sulle spalle dicendo: finalmente l'ho preso, sì, oggi il pranzo è assicurato. Fece seguire queste parole da una sonora e sguaiata risata. Buettino cominciò ad aver paura sul serio, cercò di calmarsi per riuscire a pensare come calmarsi. Ad un certo punto l'orco si fermò ed appoggiò il sacco in terra. Buettino allora gli chiese: ma perché Otto tu ti sei fermato? E questo rispose: devo fare un bisognino. Allora allontanati, se no quando mi mangerai avrò un cattivo sapore. L'orco, che era forte ma anche un po' sciocco, dette retta a Buchettino. Ancora di più, aggiunse Buchettino. E dopo che l'orco si fu allontanato abbastanza, il furbo ragazzino tirò fuori dalla sua tasca un temperino. Tagliò il sacco giusto per poterci passare e sgusciò fuori. Poi riempì il sacco con delle pietre e scappò via a gambe levate. L'orco, quando ebbe finito di fare il suo bisognino, si avvicinò, riprese il sacco senza accorgersi di niente e si avviò a casa. Quando fu vicino a casa iniziò a urlare: orchessa, mogliera mia, metti la padella sul fuoco con l'aglio, l'olio e il rosmarino, ci ho portato un bocconcino speciale. Quando arrivò a casa, l'orchessa aveva preparato la padella e l'olio friggeva, ci buttarono dentro il contenuto del sacco, ma invece di Buchettino rotolarono giù i sassi che fecero cadere nella padella e l'olio bollente si rovesciò addosso all'orchestra, all'orco, che iniziarono a gridare dal dolore. E poi allora corsero al fiume vicino, si gettarono dentro per sentire sollievo, ma il fiume era pieno e li trascinò via lontano, lontano, non si sa dove, e nessuno li vide più. Ma Buchettino però aveva avuto una bella paura. La fortuna questa volta lo aveva aiutato, ma capì che forse era meglio ascoltare gli avvertimenti della mamma. E da quel giorno fu un pochino più obbediente, sì. (Sussurra)
quelli un po' più duri, quelli più maturi, per essere più sicuri di non li lasciare. Più mi diceva, più mi diceva, e lei la me li insegna, quelli un po' più duri, quelli più maturi, per essere più sicuri di non li lasciare. Più mi diceva, sta attenta un po'. Thank you.